Ciao a tutti ragazzi, oggi vi porto un nuovo video tutorial. Ebbene, andremo a smontare l'hard disk di una PlayStation 4 Slim e di una PlayStation 4 Fat. Come prima cosa, se vogliamo mantenere tutti i nostri dati del vecchio hard disk anche sul nuovo, dovremo fare un backup. Ebbene, io ho fatto un altro video dove spiego come fare un backup e come reinstallarlo. Ve lo metterò qui in alto a destra, nella scheda, e vi metterò anche il link in descrizione. Ma nel caso in cui il vostro disk si sia rotto e dovrete sostituirlo per quello, non sarà possibile effettuare il backup. Se invece il vostro disk non si è rotto, funziona e vorrete cambiarlo solamente per aumentare lo spazio che ha il nostro disk, io vi consiglierei anche di valutare un hard disk esterno per giocare. Se volete saperne di più, vi lascerò sempre il link in descrizione di un altro mio video e la scheda qui in alto a destra. Detto questo, se vogliamo sostituire il nostro hard disk, dovremo sapere che il nuovo hard disk dovrà avere dei requisiti, ovvero dovrà essere da 2 pollici e mezzo e dovrà essere anche SATA 2. Questo vale sia per PS4 Fat che per PS4 Slim. C'è un altro piccolo accorgimento da fare: se non verranno rispettati questi requisiti, si invaliderà la garanzia. Bene ragazzi, dopo questi accorgimenti, l'unico requisito per smontare il nostro hard disk sarà un cacciavite a stella PH1.
Bene ragazzi, arrivati a questo punto il nostro hard disk sarà sostituito, ma non avrà il sistema operativo. Per questo vi metterò il link in descrizione di un altro mio video che ho fatto dove reinstallo il sistema operativo da pennetta USB dal sito ufficiale della Sony. Vi metterò anche il link sulla scheda. Grazie a tutti ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Alla prossima!